Sì. E voi due venite con me. Ma che cazzo fa? Attenzione, siete ricorrendo in città. Non riusciamo a stare dietro, non si ferma. Si fermi, signor Riva! Sulla colonna sonora abbiamo iniziato a lavorarci quasi 4-5 mesi prima dell'inizio delle riprese. Ed è stato un lavoro che è durato praticamente poi fino all'ultimo giorno di mix, quindi quasi un anno e mezzo. Ed era per me fondamentale riuscire a portarmi sul set le musiche che stavamo iniziando a creare per questo film, per poter vedere alcune scene anche mentre le giravamo con la musica in cuffia. Fermo! Ho cercato di contaminare ogni cosa con un altro genere. L'idea di base era di accompagnare questo film musicalmente con dell'innovazione, tanto quanto il film in sé per l'Italia è un'innovazione. E aver messo insieme tutta questa conoscenza all'interno dello stesso contenitore è stata una bella avventura. All'orecchio mi parla un fantasma. Mi sono ritrovato da subito immerso al 100% in quella che era l'atmosfera e l'essenza del film. Ho voluto dare vita a questo brano lasciandomi andare all'ispirazione tutte quelle che erano queste trame del film, queste sensazioni che avevo ricevuto. Amici morti e cicatrici ovunque. Il brano di Mostro è un po' la sintesi di tutto il concetto musicale che abbiamo portato nel film. Un brano storytelling che si addice parecchio alla storia di Leonzi. Io sono meglio di te e ti possiedo perché restiamo insieme, perché insieme siamo il peggio che...